Alitalia attualmente ha circa 10.000 dipendenti, un costo per dipendente di circa 60.000 euro. Pensate che Air France ne ha oltre 80.000 di dipendenti e un costo per dipendente che va oltre gli 80.000 euro all'anno. Questo per dire che è veramente vergognoso che vengano date le responsabilità del fallimento di Alitalia ai lavoratori. Tra l'altro ci sono lavoratori estremamente qualificati in Alitalia. La responsabilità dell'ennesimo disastro è tutta in mano alla politica e ai manager che la politica di fatto ha nominato. Siamo qui per presentare un esposto contro tutto il vecchio management, perché sono loro i responsabili del disastro all'Italia, che tra l'altro significa anche sperpero di denaro pubblico. Renzi ha fatto entrare Poste Italiane, sperperando decine di milioni di euro, nell'azionariato di Alitalia. Tramite quello il governo aveva proprio l'occasione di denunciare il vecchio management. Invece non l'ha fatto e quindi pensiamo noi a denunciare tutta la vecchia dirigenza a partire da Montezemolo. Oggi ci troviamo nella situazione assurda in cui due dei tre commissari sono corresponsabili del disastro di Alitalia, si dovrebbero autodenunciare. Pensate che Alitalia in tutti questi anni è stata aiutata miriadi di volte, sono stati investiti addirittura 8 miliardi di soldi dei cittadini e attualmente la compagnia è comunque in debito di 3 miliardi di euro. Appena 22 mesi fa Renzi ci aveva invitato ad allacciare le cinture perché Alitalia sarebbe decollata davvero. Invece adesso siamo qua di nuovo a dover rifinanziarla Alitalia, perché gli arabi portati da Montezemolo e da Renzi non hanno fatto altro che spolparla, togliendo tutti i pezzi pregiati della compagnia e portandoseli dentro Etihad. Il presidente di Alitalia, Montezemolo, già un anno fa in commissione trasporti ci confessò che Alitalia perdeva mezzo milione al giorno. Mezzo milione al giorno. Perché i manager di Alitalia non hanno fatto nulla per invertire questa tendenza?